Privet. Questa purtroppo è la mia unica parola di russo che conosco oltre a poche altre parole. Io sono Paolo Miserini e sono un fotografo italiano e sono qui per tenere insieme a voi e raccontarvi come realizzare un ritratto fotografico in studio. Sono stato invitato dalla scuola ICL e ringrazio la scuola ICL, ringrazio Elena Assieva e ringrazio Larissa Assieva e soprattutto volevo fare un saluto a tutti i ragazzi e gli studenti della scuola ICL e a tutte le persone che stanno in questo momento seguendo questo mio workshop. Chi sono io? Io sono, come dicevo, Paolo Miserini, mi occupo di fotografia da circa 12 anni, sono un insegnante della scuola italiana di officine fotografiche, insegno fotografia base e fotografia intermedio. Inoltre mi occupo della realizzazione dei workshop di fotografia con officine fotografiche, workshop di glamour, ritratto, nudo artistico e moda. Sono un fotografo professionista, realizzo fotografie che vanno dalla fotografia di matrimonio fino alla fotografia di interni, passando appunto anche da quella per quella che è la fotografia di ritratto. Mi reputo anche un artista e mi piace fotografare per la strada, quindi eseguire e realizzare fotografie di reportage. Ho fatto diverse mostre in varie parti d'Italia e in varie parti d'Europa, specialmente con le mie fotografie di nudo artistico, una di quelle appunto la potete in questo momento osservare e vedere perché è esposta lì a Gelendzhik mentre noi stiamo tenendo questa masterclass. Di che cosa parleremo durante questa masterclass? Come vi dicevo, parleremo della fotografia di ritratto. Parleremo della fotografia di ritratto in studio e quindi andremo a vedere tutti gli aspetti che sono legati alla realizzazione di questa tipologia di fotografia. Quindi parleremo e spazieremo dall'attrezzatura, vedremo quali sono le lenti e gli obiettivi migliori da utilizzare per questa fotografia. Parleremo della luce, quindi di come posizionare, modificare ed utilizzare al meglio la luce nella fotografia di ritratto. Parleremo di tutti quelli che sono i modificatori della luce, quindi tutti gli accessori che possiamo trovare in uno studio fotografico che ci aiutano a dirigere, a modificare la luce secondo le nostre esigenze e secondo i nostri gusti fotografici. Inoltre vedremo anche come guidare la modella o la persona che abbiamo di fronte durante appunto la realizzazione del ritratto fotografico. Inoltre cercherò di darvi qualche consiglio, qualche trucco che può sempre risultare utile nella realizzazione di una fotografia di ritratto. Quando parliamo di fotografia di ritratto, dobbiamo ricordarci che è un genere fotografico che ritroviamo ovunque. Lo possiamo ritrovare dalla fotografia di cerimonia, quindi un matrimonio piuttosto che un altro evento, alla fotografia di nudo artistico. Stiamo comunque parlando e realizzando dei ritratti a delle persone, a degli animali, a delle persone con degli animali insieme. Comunque stiamo sempre realizzando e rappresentando qualcosa, qualcuno che è di fronte a noi. E noi questa rappresentazione dobbiamo sempre ritornarla al meglio. Che significa rappresentarla al meglio? Rappresentarla al meglio significa che noi dobbiamo raccontare la persona che abbiamo davanti senza rovinare quelli che sono i suoi tratti somatici, per cui l'utilizzo di determinate lenti piuttosto che altre ci aiuta ovviamente in questo. Così come dobbiamo cercare di nascondere i difetti della persona, come utilizzando le luci in maniera appropriata, quindi inclinandole, abbassandole o alzandole a seconda della persona, del personaggio che abbiamo di fronte a noi. Ma vedremo tutto questo durante appunto lo svolgimento della masterclass e della nostra classe. Io direi che le presentazioni sono sufficienti e andiamo a cominciare appunto la nostra masterclass. Buon divertimento! Cominciamo col parlare delle attrezzature. La prima cosa fondamentale dell'attrezzatura fotografica da utilizzare per un ritratto sicuramente sono le ottiche, gli obiettivi che dobbiamo utilizzare. Quali sono gli obiettivi migliori per ottenere un buon ritratto?
Sicuramente sono tutti quegli obiettivi che spaziano dal medio tele al teleobiettivo non spinto. Che significa questo? Significa che andremo ad utilizzare quelle ottiche che vanno dai 70 ai 200 mm. Perché vengono utilizzati i teleobiettivi, medio tele e teleobiettivi? Perché sono delle ottiche che non introducono deformazione. Che significa? Significa che vado a rappresentare la persona che ho davanti a me così come somaticamente effettivamente appare. Quindi non introduco deformazioni, deformazioni che potrebbero essere introdotte per esempio da un grandangolare, da un'ottica grandangolare. Ovviamente nessuno ci vieta di utilizzare ottiche grandangolari, per carità, ma devo sempre tenere da conto che l'utilizzo di un'ottica grandangolare sicuramente mi comporta un'introduzione di deformazioni, deformazioni che potrebbero dare fastidio poi quando io vado a presentare il lavoro finito al cliente o alla persona che mi ha chiesto di fare un ritratto. Un altro vantaggio delle ottiche medio tele, tele, quindi ricordiamo 70-200 mm come range, un altro vantaggio, grandissimo vantaggio, è quello di avere una distanza dal soggetto non troppo elevata, ma nemmeno troppo vicina. Che significa questo? Significa che non vado ad intaccare quella che è la sfera privata del soggetto, quindi non entro nella sua intimità. Questo significa che il soggetto non si chiude, il soggetto si apre di fronte al fotografo, non entra, non assume un atteggiamento di difesa, per cui è aperto a quelle che sono le indicazioni e le informazioni che arrivano dal fotografo. Ed è possibile in questo modo la collaborazione soggetto-fotografo e quindi lavorare in un ambiente tranquillo, rilassato, senza troppe costrizioni e quindi di conseguenza ottenere quella che è una foto il più naturale possibile, che rappresenti appunto il soggetto così come si è presentato a me. Altra cosa importante che mi dà l'obiettivo medio tele o tele è quello di avere una distanza non troppo elevata dal soggetto, sia durante la ripresa di primi piani, sia durante la ripresa di figure intere, che mi permette di comunicare con lui e quindi senza gridare e quindi di stare in contatto continuo e costante con il soggetto. Questo è molto importante perché il soggetto deve seguire le indicazioni del fotografo, ma non devo gridare per dare indicazioni, devo parlare tranquillamente e costantemente con lui, in modo che il soggetto, seguendo le mie indicazioni, si muova e sia sempre naturale, sia sempre più naturale possibile. Ricordiamo sempre che quando usiamo obiettivi è importante l'utilizzo del paraluce. Perché? Perché il paraluce ci evita l'influenza delle luci riflesse o dirette che potrebbero entrare nell'obiettivo e creare quello che è l'effetto del flare. Quindi paraluce è sempre montato in qualsiasi condizione di luce ed è molto importante anche questo. Un'altra parte dell'attrezzatura molto importante è il cavalletto. Il cavalletto va sempre utilizzato quando io realizzo delle immagini, specialmente utilizzando obiettivi come medio tele e tele, perché? Perché ci consente di avere una stabilità massima durante le riprese che vado ad effettuare. Questa stabilità ci serve per evitare quello che è l'effetto del morso e quindi evitare che nel ritratto io abbia quel leggero effetto di morso che mi obbligherebbe a cancellare o ad eliminare l'immagine che ho realizzato. Il cavalletto ovviamente deve essere un buon cavalletto, deve essere molto stabile, deve avere una testa in grado di lavorare a 360 gradi e deve essere facilmente manovrabile ed utilizzabile dall'operatore. Nello stesso contempo deve avere uno sgancio rapido che mi permetta, se ne ho necessità, di sganciare la macchinetta, prenderla in mano per fare degli scatti, magari da delle angolazioni particolari dove non posso arrivare con il cavalletto. Abbiamo parlato di cavalletto. Questo è un cavalletto buono, oserei dire anche ottimo. È una delle marche più, diciamo, famose. Questo è un cavalletto Manfrotto. Con una testa a sfera. Che significa testa a sfera? Significa una testa che posso muovere in tutte le direzioni a 360 gradi, con una frizione che me la blocca nella posizione in cui voglio resti bloccata. È una testa molto potente. È importante che la testa del cavalletto, quindi questa parte finale che può anche essere staccata dal cavalletto,
sia in grado di supportare quello che è il peso della vostra attrezzatura. Altrimenti potrei trovarmi nel momento dello scatto, se dovessi fare uno scatto inclinato, che l'attrezzatura ploc, mi scivola giù. Perché? Perché la testa non ha una frizione capace di supportare quella che è l'attrezzatura, la mia attrezzatura fotografica. Un altro elemento importante del cavalletto è la sua stabilità, anche se io mi appoggio, quindi sopportare un peso abbastanza elevato. Perché? Perché deve sopportare quelle che sono le vibrazioni che provengono dall'esterno, quindi evitare di trasmettere delle vibrazioni e quindi del mosso alla mia macchina fotografica. Un altro elemento importante dell'attrezzatura è l'esposimetro. L'esposimetro sicuramente è indispensabile nel momento in cui vado a lavorare in studio e sicuramente è indispensabile nel momento in cui lavoro con dei flash da studio, perché non ho un altro modo per poter controllare la potenza della luce e quindi controllare quello che è il set che ho realizzato. In esterno potrei anche fare a meno dell'esposimetro, quindi con luce continua utilizzare l'esposimetro incorporato della macchina fotografica. Sicuramente in studio ho necessità estrema dell'utilizzo dell'esposimetro. Un buon esposimetro deve poter leggere sia la luce continua che la luce riflessa, sia appunto la luce flash. Quindi mi deve dare indicazioni su quelle che sono tutte le caratteristiche della potenza della luce. Vedremo poi successivamente che la luce, quando la dobbiamo controllare, la andiamo a controllare, è molto importante controllare quella che è la potenza della luce. Perché? Perché controllare la potenza della luce e sapere quant'è l'esposizione di una fonte luminosa rispetto a un'altra mi consente di controllare le ombre sul soggetto. Quindi è importante l'utilizzo di un esposimetro. Esistono diverse tipologie di esposimetro che vanno dall'analogico al digitale, allo spot, prezzi che variano tantissimo e comunque sono degli accessori abbordabili e sicuramente, come ripeto, necessari per chi si approccia a quella che è una fotografia di studio e quindi si approccia alla fotografia anche del ritratto. Abbiamo parlato di esposimetro, questo è un esposimetro esterno, in questo caso questo esposimetro legge sia la luce riflessa, sia la luce incidente, quindi parliamo di luce continua, e anche la luce flash, quindi ha tre possibilità di lettura. È uno degli esposimetri classici che troviamo sul mercato ed è facilissimo utilizzarlo, in questo caso parliamo di un esposimetro digitale, per cui una volta acceso abbiamo delle indicazioni nel display che mi danno subito l'evidenza della quantità di luce che ho in questo momento. Quindi pigiando il bottone per la lettura, se vediamo, ho l'evidenza della lettura, l'evidenza della lettura che viene data in coppie tempo-diaframma. Ovviamente posso avere queste coppie anche sotto forma di valore di EV e sotto forma di tutti i valori che voglio. Inoltre l'esposimetro mi dà una serie di caratteristiche e di funzionalità che mi consentono di calcolare rapidamente quelle che sono le differenze di valore di esposizione tra una parte e l'altra del soggetto. Ovviamente la testa si può ruotare, perché io posso leggere la luce da una direzione avendo sempre il display verso di me, quindi non devo fare ogni volta questo per leggere la luce. Posso ruotarla anche completamente per leggere direttamente la luce verso di me. Qual è l'utilizzo migliore di un esposimetro? L'utilizzo migliore di un esposimetro è quello di posizionarlo il più vicino possibile rispetto al soggetto, quindi tra soggetto e fonte luminosa, e fare la lettura. Le letture vanno fatte sull'intero soggetto. Perché? Perché potrei avere una caduta di luce dalla parte più bassa rispetto alla parte più alta del soggetto e devo sempre essere in grado di sapere esattamente quant'è la luce su tutta la lunghezza del soggetto che voglio fotografare. Un ultimo accessorio utilissimo nel caso in cui lavori in studio, ma anche se vado a lavorare in esterni, è sicuramente il controllo remoto dei flash. Che cosa serve il controllo remoto dei flash? Il controllo remoto dei flash è un accessorio che viene montato un pezzo, una parte sulla slitta della macchina fotografica, l'altra parte viene attaccata ad un flash e ci permette di pilotare i flash, quindi di farli scattare da remoto e sincronizzarli con la nostra macchina fotografica. Anche qui ne esistono di varie tipologie, di vario costo, possiamo andare sul mercato cinese e trovare a buon prezzo dei buoni scatti remoti flash, dei sincronizzatori flash,
Così come possiamo andare sui più sofisticati scatti remoti che costano centinaia di euro. L'importante di uno scatto remoto è che mi consenta di sincronizzare i flash fino al tempo massimo di sincronizzazione che mi permette la mia macchina fotografica, altrimenti non potrei utilizzare i flash con una sincronizzazione così elevata. Tutti i sincronizzatori funzionano a batterie, quindi ricordatevi sempre di portare con voi un set di batterie di scorta o di ricambio, perché potrebbero magari abbandonarvi sul momento più bello della sessione fotografica. È importante sempre avere un backup di tutto quello che possiamo backuppare, quindi batterie della macchina fotografica, batterie dei controlli remoti e tutto quello, batteria dell'esposimetro e basta, direi. Abbiamo visto quelli che sono i trigger, quindi i comandi remoti che ci consentono di far scattare un flash a distanza. Normalmente sono composti da due parti, una parte che va sulla macchina fotografica, l'altra parte che invece viene inserita nel flash, in questo caso nel flash da studio tramite un apposito adattatore o anche nel flash, scusate, inserendo sopra un flash a slitta, quindi fa scattare in remoto un flash, a slitta di una qualsiasi macchina fotografica. L'utilizzo è semplicissimo, i due radiocomandi hanno una frequenza sulla quale si parlano, per cui questo, una volta inserito sulla macchina fotografica, ad ogni scatto emette un impulso che fa scattare la luce del flash. Se io ho più flash che devono scattare in contemporanea, questo non è un problema, perché come vedremo nelle attrezzature, il flash ha al suo interno una caratteristica importante che è quella della servocellula, quindi una cellula che gli permette di scattare a fronte dello scatto di un'altra luce. Quindi scattano in simultanea, l'importante è farne scattare uno di tutta la serie. Parliamo adesso della luce in fotografia ed in particolare vediamo tutti gli aspetti della luce legati a quella che è la fotografia di ritratto. Ovviamente quando parliamo di luce, quando andrò a parlare dei vari aspetti che sono legati alla luce, tutto questo vale sia parlando di luce flash, sia parlando di luce continua, sia parlando di luce naturale, quindi della luce del sole. Andremo quindi a trattare quelli che sono i quattro aspetti fondamentali del controllo della luce: la potenza, la posizione, il colore e la qualità. Parliamo prima di tutto della potenza della luce. La potenza della luce, come sapete, si esprime in exposure value, con un valore di EV. Il controllo della potenza della luce è molto importante. Perché? Perché controllare la potenza della luce mi permette in un set a luci multiple, quindi a luci miste o a più flash, o luce mista naturale con flash, di avere un controllo totale delle ombre. Come si ottiene il controllo dell'esposizione, quindi il controllo della potenza della luce? Si ottiene utilizzando appunto l'esposimetro. L'esposimetro è quello strumento che mi indica la potenza di ogni fonte luminosa. Quindi sulla base delle indicazioni che ricevo dall'esposimetro, io posso andare a controllare e tarare quelle che sono le luci che compongono il mio set fotografico. Ovviamente ci sono alcune luci che è più facile tarare rispetto ad altre. Una luce flash, i moderni flash da studio hanno tutti un controllo digitale o comunque un controllo che mi permette di regolare la potenza, regolarla come a scatti e ad incrementi di stop di potenza, quindi di un valore di esposizione. Le luci continue è più difficile controllarle, perché? Perché normalmente non hanno un regolatore di potenza, hanno una potenza continua e quindi l'unico modo di poterle controllare è introdurre o posizionare davanti alle luci un qualcosa che ne abbatta il valore di esposizione o allontanarle o avvicinarle rispetto a quello che è il soggetto. Il colore della luce. Anche il colore della luce è molto importante saperlo controllare, poterlo controllare. Ovviamente questo era molto importante quando si scattava con la pellicola. Oggi con l'evoluzione del digitale abbiamo la possibilità di controllare il colore della luce direttamente in fase di scatto, come bilanciando quella che è la temperatura colore dell'immagine. Tutte le fotocamere moderne hanno il controllo della temperatura colore e se prendiamo la buona abitudine di scattare nel formato RAW, quindi nel formato grezzo,
quel formato immagine che ci consente una post-produzione anche abbastanza spinta successivamente alla fase di scatto, possiamo anche permetterci il lusso di dimenticare o di sbagliare quella che è la temperatura colore, perché la possiamo sempre correggere successivamente. Ci sono però dei casi dove è impossibile la correzione della temperatura colore nella post-produzione. Quando? Quali sono questi casi? Sono quelli dove vado a lavorare in una situazione, in un ambiente di luci miste, quindi una situazione di luci, ad esempio flash, e utilizzando contemporaneamente delle luci continue. Ovviamente il bilanciamento che ho e posso applicare sulla macchina fotografica mi consente di correggere solo una delle due fonti luminose. Se le voglio correggere tutte e due, devo applicare una gelatina colorata su una delle due fonti luminose che mi permetta di abbassare o alzare quella che è la temperatura colore della luce per riportarla alla temperatura colore della illuminazione che sto utilizzando in quel momento sulla mia fotocamera. Ad esempio, se sto utilizzando una fotocamera tarata per luce flash e nello stesso tempo utilizzo una luce continua al tungsteno, io devo utilizzare una gelatina azzurra sulla luce al tungsteno per poter alzare la temperatura colore della luce continua. E devo fare il viceversa se vado ad utilizzare invece una taratura tungsteno sulla macchina fotografica utilizzando contemporaneamente invece una luce flash in esterno. Ovviamente la temperatura colore è importante da controllare. Perché? Perché quando vado a rendere il mio soggetto che sto fotografando non posso far risultare una maglietta rossa, rosa o viola. Se quella maglietta è rossa, deve essere rossa, ed è molto importante il controllo appunto della temperatura colore. Altra caratteristica della luce molto importante è la sua qualità. Che significa la qualità della luce? Qualità della luce significa avere la luce morbida piuttosto che diffusa, piuttosto che dura. Quindi cambiare quelle che sono le ombre e come le ombre si proiettano e si presentano sul soggetto fotografato. Come posso modificare la qualità della luce? La posso modificare con una serie di accessori che normalmente trovo in qualsiasi studio fotografico che servono appunto a modificare quella che è la qualità della luce. Questi accessori possono essere ombrelli, possono essere snoot, quindi concentratori di luce, possono essere dei bank che mi consentono di diffondere la luce e non mandarla direttamente, quindi ammorbidire le ombre. Possono essere del barn doors, quindi delle alette che mi consentono di stringere o allargare quello che è il fascio luminoso. Possono essere delle griglie anidotape che mi concentrano anche loro la luce in un punto preciso dell'immagine, o addirittura possono essere dei beauty dish, quindi sono quei dischi che servono a fare una fotografia di ritratto eliminando completamente quelle che sono le ombre. Ovviamente tutti gli accessori vanno montati sulla fonte luminosa, sia essa luce continua sia essa luce flash. Vanno montati come? Su un apposito innesto che può essere normalmente a baionetta oppure con delle viti di supporto che lo bloccano. Ogni tipologia di flash da studio ha il suo innesto. Quello più comune nei flash da studio è l'innesto Bowens. I Bowens sono è una delle marche di flash più conosciuta e più diciamo famosa a livello mondiale, ma ne esistono ovviamente tantissime altre. L'importante è saper utilizzare questi accessori e sapere quando devo utilizzare, quando devono essere utilizzati e il loro effetto finale su quella che è l'immagine che vado a realizzare. Il primo accessorio, quello più comune, è la parabola. La parabola viene montata sul flash tramite l'anello, l'innesto a baionetta, ed è l'accessorio più comune. La parabola c'è di varie dimensioni e questa mi consente di concentrare o aprire il fascio luminoso, quindi di avere un controllo sulla luce che andrà a cadere sul soggetto. Ovviamente sarà una luce diretta perché non ho nessun diffusore posizionato davanti, e quindi è una luce abbastanza dura anche come profondità delle ombre. Abbiamo parlato di accessori che modificano la luce. In questo momento stiamo vedendo un ombrello riflettente. L'ombrello riflettente ha il funzionamento di appunto riflettere la luce che parte dal flash. Quindi la luce viene emessa dal flash, batte sulla superficie
bianca in questo caso dell'ombrello e viene riflessa verso il soggetto. Quindi il flash non viene puntato direttamente sul soggetto, ma viene puntato l'ombrello verso il soggetto. L'ombrello ha la stessa funzionalità dei bank, con una luce abbastanza morbida, fornisce una luce abbastanza morbida e delle ombre abbastanza morbide. Qui possiamo anche vedere un controllo remoto, in questo caso un Pocket Wizard, uno dei migliori controlli remoti che esistono, montato sul flash tramite il proprio adattatore. Un altro accessorio è il bank. Il bank è un diffusore di varie dimensioni, in questo caso un diffusore abbastanza piccolo, che viene montato tramite un apposito supporto davanti a una luce flash o una luce continua. Questo diffusore serve a rendere la luce molto più morbida e quindi ad ammorbidire quelle che sono le ombre, come abbiamo detto prima, che vengono proiettate sul soggetto. Il bank inoltre, grazie alla sua forma quasi a finestra, mi consente di avere un controllo anche sulla caduta di luce nei bordi e in alto, quindi posso indirizzarlo verso il soggetto e posso indirizzare la luce quasi a pennellare il soggetto, come se fosse una pennellata appunto di colore, quindi un controllo perfetto e costante della luce sul soggetto. Altro accessorio è il Beauty Dish. Questo è un disco che va posizionato davanti a una luce flash, sempre con il solito anello a baionetta, quindi innesto a baionetta che mi consente di utilizzarlo su un flash, e questo accessorio mi consente di concentrare la luce e viene usato normalmente in maniera frontale rispetto al soggetto per abbattere completamente le ombre. Quindi viene usato, si chiama Beauty Dish perché normalmente viene usato in quello che è un ritratto per un beauty, una fotografia di beauty, quindi una fotografia dove non ho bisogno di ombre, ho bisogno di una immagine molto 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 pulita. L'utilizzo degli accessori può essere previsualizzato durante l'utilizzo dei flash da studio utilizzando quelle che si chiamano luci pilota. Le luci pilota non sono altro che delle fonti luminose continue che sono presenti all'interno dei flash professionali e dei flash da studio, che emettono appunto un fascio di luce continua e mi consentono di previsualizzare l'effetto e la direzione e la posizione della luce del flash rispetto a quello che è il mio soggetto principale, sfondo o quello che sia. Questo è molto importante perché altrimenti io dovrei andare a tentativi facendo una serie di scatti per capire se sto mettendo e posizionando bene la luce del flash rispetto al soggetto. Quindi luce pilota sempre accesa quando è presente. Perché? Perché mi consente di posizionare al meglio, al top, quelle che sono le mie luci che comporranno poi il set finale. Abbiamo parlato dei flash da studio e abbiamo detto che sono degli accessori che ci consentono di avere una regolazione precisa della fonte luminosa. La regolazione precisa della fonte luminosa si ottiene tramite questo regolatore presente su quasi tutti i flash professionali di alto livello mi consente appunto di effettuare una taratura, che in questo caso leggo poi sul display qua sotto, una taratura fine del valore di esposizione di ogni singolo punto luce. Altre caratteristiche del flash sono la sua cellula, servocellula, che permette a questo flash di scattare in concomitanza ad altre luci una volta che una di queste altre luci abbia emesso un lampo flash, e quindi mi permette di sincronizzare più flash nello stesso momento. La possibilità, come dicevamo, di attaccare una serie di accessori nella parte frontale, quindi questo si leva, si toglie, e qui posso attaccare tutta una serie di accessori che abbiamo visto prima. L'altra caratteristica del flash, come dicevamo, è la luce pilota, quindi questa luce frontale che mi consente di vedere direttamente l'effetto che la luce flash produrrà sul mio soggetto anche quando ho montato davanti al flash una serie di accessori, quindi gli accessori che abbiamo visto precedentemente, ombrelli, bank e quant'altro. Altra caratteristica della luce è la sua posizione rispetto al soggetto. Ovviamente variare la posizione della fonte luminosa rispetto al soggetto mi consente di ottenere delle immagini completamente diverse una dall'altra. Perché? Perché mi consente di variare quella che è la posizione delle ombre. Le principali posizioni delle luci sono luce frontale, quindi la luce posizionata di fronte al soggetto che voglio fotografare. Questa posizione mi consente di ottenere una fotografia abbastanza piatta, quindi eliminare completamente le ombre e rendere il soggetto così com'è.
senza ombre, senza profondità, senza tridimensionalità. È una luce molto usata nella fotografia di beauty, quindi in quei ritratti dove ho bisogno di vedere il massimo dei dettagli senza avere ombre che mi nascondono o mi coprono particolari del soggetto. Altra luce utilizzata è la luce laterale. Luce laterale ovviamente può essere a vari gradi di inclinazione rispetto al soggetto e mi consente di ottenere invece delle ombre. Ombre che possono essere più o meno dure a seconda se io vado ad utilizzare degli accessori che, come dicevo prima, mi consentono di rendere le ombre più morbide piuttosto che più nette, e nello stesso tempo ombre che mi consentono di dare tridimensionalità al soggetto e di introdurre delle componenti emozionali che possono, ad esempio, rappresentare un soggetto un po' più introverso piuttosto che estroverso, oppure raccontarmi un soggetto cupo, oppure raccontarmi qualcos'altro di quella persona che io sto in quel momento fotografando. L'ultima posizione della luce è sicuramente quella più difficile da controllare, è la luce di spalla al soggetto, quindi il controluce. Spesso mi trovo in situazioni di controluce, quindi mi trovo a realizzare fotografie con una luce alle spalle del soggetto e devo sempre ricordarmi in questo caso che se voglio bilanciare bene la componente luce alle spalle del soggetto e esposizione del soggetto rispetto alla luce alle sue spalle, devo utilizzare una luce di riempimento da mandare appunto verso il soggetto per compensare la differenza in valore di esposizione che ho tra luce principale, che sta in questo caso alle sue spalle, e luce frontale, che in questo caso non c'è, non esiste. Come faccio a compensare questa differenza? Con una luce di fill-in. Questo fill-in può essere dato o dall'utilizzo di un flash che può essere in caso di studio un flash da studio, in caso di esterni un flash a slitta posizionato sulla macchina fotografica, o addirittura basta anche un semplice pannello riflettente, anche una lastra di polistirolo bianco, un qualsiasi cosa che possa riflettere parte della luce verso il soggetto e quindi diminuire quel gap di valore di esposizione che c'è tra lo sfondo e la parte frontale del soggetto e permettermi quindi di vedere e visualizzare il soggetto nella sua interezza. Vediamo un attimo la posizione della luce rispetto a quello che abbiamo detto prima. Questa in questo momento è una luce frontale rispetto al soggetto, quindi che significa luce frontale? Significa che la luce, la fonte luminosa, proviene direttamente di fronte al soggetto. Ovviamente il fotografo è posizionato dove? Vicino alla fonte luminosa, per avere la stessa direzione della fonte luminosa. Solo in questo modo possiamo dire che la luce è frontale rispetto al soggetto. Come possiamo vedere, quindi, con la luce frontale le ombre sul soggetto sono completamente eliminate. Quindi questo significa che io ottengo una fotografia pulita, un'immagine pulita, un'immagine che posso usare ad esempio a scopi pubblicitari, a scopi di catalogo, dove non ho bisogno delle ombre perché le ombre potrebbero togliere dei dettagli da quelli che sono gli accessori o un rossetto piuttosto che un trucco che ha il modello o la modella che sto fotografando in quel momento. Quindi luce frontale per avere completa assenza di ombre. Posizione della luce laterale rispetto al soggetto. La luce è stata spostata rispetto a prima, quindi non è più frontale, il fotografo si trova in questa posizione rispetto al soggetto e la luce proviene a circa 45-40 gradi rispetto al soggetto. Ovviamente la posizione laterale è una posizione che può scorrere il soggetto fino ai 90 gradi, dopodiché comincia a diventare una luce di effetto o un controluce. La luce laterale, come vedremo proprio qua nel dettaglio, introduce delle ombre nella parte del soggetto, ovviamente, che non è esposta direttamente alla luce, quindi introduce un grado di contrasto del set, un grado di contrasto abbastanza elevato che dobbiamo controllare bene per avere il pieno controllo delle ombre e quindi del risultato finale dell'immagine. Luce laterale, in questo caso, come abbiamo visto prima, la luce è posizionata lateralmente rispetto al soggetto. Abbiamo introdotto delle ombre che prima non erano evidenti e il soggetto guadagna tridimensionalità, quindi andiamo a inserire quella caratteristica nell'immagine che è la tridimensionalità, quindi la profondità dell'immagine stessa. In questo caso abbiamo realizzato una luce laterale con un leggero effetto Rembrandt.
Qual è l'effetto Rembrandt? È questa luce che illumina un occhio. Quindi nella zona in ombra ho comunque l'occhio illuminato. Quindi tutti e due gli occhi della persona che sto in quel momento fotografando sono illuminati e visibili. Ho poi delle ombre che invece mi introducono profondità, mi danno la sensazione della tridimensionalità rispetto a quello che è il viso del soggetto e quindi mi mettono in risalto le caratteristiche del viso del soggetto. Ovviamente questa luce quando è laterale devo controllarla molto bene. Perché? Perché una luce laterale, oltre a mettere in risalto il viso del soggetto e le sue caratteristiche, mi crea delle ombre anche sulle piccole imperfezioni, quindi rughette, brufoli e quant'altro vengono più evidenziati da questa tipologia di luce. Quindi devo andare ad ammorbidire la luce con dei correttori sull'illuminatore, correttori che mi consentono di ottenere delle ombre più morbide e quindi di andare ad eliminare questi piccoli problemi che altrimenti poi dovrei eliminare in fase di post-produzione. L'ultima posizione che andiamo a trattare è il controluce. Il controluce, come possiamo vedere, è una posizione della luce alle spalle del soggetto. Ovviamente il soggetto frontalmente non viene illuminato, per cui non riceve nessuna fonte luminosa. Quindi se io voglio tirare fuori quello che è la texture del soggetto nella sua parte frontale, sono costretto a posizionare una luce che provenga di fronte, quindi una luce di fill-in che mi permetta di riempire queste ombre che sono create dalla differenza di valore di esposizione tra la luce alle spalle del soggetto e la mancanza di luce nella sua parte anteriore. Questa luce di fill-in può essere un pannello riflettente, può essere una seconda luce, quindi un flash o un'altra luce continua, o addirittura il flash incorporato della nostra macchina fotografica. Parliamo ora del controllo del soggetto, cioè di tutte quelle attività che noi dobbiamo fare per controllare il soggetto, che vanno dal controllo della posa al controllo degli elementi di disturbo che possono essere presenti sul soggetto stesso, al make-up e al parrucco, che vanno eseguiti sicuramente a regola d'arte prima di effettuare uno scatto fotografico. Durante la fase di posa e di scatto, un'altra cosa che dobbiamo noi fotografi controllare sempre sono l'aspetto del soggetto e i suoi accessori. Quindi dobbiamo stare attenti a tutto quello che ha il soggetto addosso, stare attenti che non ci siano etichette di magliette o di maglioni o di pantaloni che escano fuori, stare attenti a spalline, a capelli che coprono viso, eccetera, eccetera. Perché? Perché tutto questo, una volta che ho realizzato una serie di immagini, per toglierlo è solo demandato ad una profonda post-produzione. Profonda post-produzione che, come sapete benissimo, porta via tempo. E siccome il tempo è denaro, specialmente per un fotografo professionista, è meglio sempre realizzare uno scatto pulito in fase di scatto in studio. Vediamo adesso quali sono i più comuni elementi di disturbo che possiamo trovare su un soggetto e che dobbiamo identificare subito in fase di scatto. Adesso cercherò di farvi vedere con dei particolari quali sono le problematiche principali che posso trovarmi di fronte nel controllare quello che è l'aspetto del soggetto che sto per fotografare e quelli che sono gli accessori che magari indossa in quel momento. Quindi, la prima cosa che devo fare è guardare il mio soggetto, anche attraverso il mirino, guardarlo costantemente e rendermi conto di quelli che sono le problematiche che potrebbe avere prima di iniziare a scattare. Ad esempio, in questo momento io mi sono accorto che la catenina del soggetto è in una posizione non in asse con quello che è il suo collo, quindi cerco di metterla in asse facendola aggiustare al soggetto, così come la spallina che mi accorgo che esce fuori da sotto il maglione del soggetto. Questi sono ad esempio due elementi classici nel controllo del soggetto che normalmente sfuggono al fotografo e che poi in fase di post-produzione è difficilissimo e complicatissimo andare a controllare. Ovvero è possibile sicuramente controllarli, ma ci vuole tantissimo tempo in fase di post-produzione.
Altro elemento di errore tipico sono le spalline o comunque tutti quelli che possono essere lacci o supporti che passano sulle spalle, che possono e tipicamente vengono a trovarsi girati rispetto alla loro posizione naturale. Anche questa è una cosa che devo andare a controllare prima della fase di scatto per non dover lavorare poi ore ed ore in fase di post-produzione. Anche il controllo dei capelli è importante. In questo caso possiamo vedere ad esempio che ci sono dei capelli davanti all'occhio sinistro, destro rispetto a chi guarda l'immagine, che coprono parzialmente il suo occhio e comunque potrebbero dare disturbo a livello di immagine. Quindi anche questi capelli cerco di correggerli o cerco di posizionarli in maniera che non vadano a finire davanti all'occhio. Altro particolare importante nella posa del soggetto sono le mani. Le mani sono molto espressive, così come è espressivo il viso del soggetto, per cui è sempre importante nel momento in cui le vado a fotografare che siano visibili e siano in una posizione che abbia un senso. In questo caso non è il massimo della posizione delle mani, sarebbe meglio se le mani si scoprissero tutte e due. E magari posizionate una su una gamba e una sull'altra, oppure se le voglio incrociate che si toccano, le due mani non devono sovrapporsi completamente, si incrociano e poi una scorre leggermente più in alto rispetto all'altra. Ancora un po'? Ok, perfetto così. Con le dita sempre abbastanza aperte, non troppo visibili, in modo che io ho tutti gli elementi della mano all'interno della mia immagine. Quando faccio assumere al soggetto una posa forzata, quindi non naturale, devo stare attento che il soggetto stesso non spinga con la mano sulla parte dove ad esempio poggia, in questo caso la guancia. Perché? Perché altrimenti introduco queste problematiche appunto legate a quello che è la pressione della mano sulla guancia. La mano deve essere sempre poggiata, ma non con forza, deve essere sempre molto molto naturale, deve essere finta la posa, quindi sempre posata ma non con forza, in modo da non andare a modificare quelli che sono gli aspetti somatici del soggetto. Questo vale ovviamente per il viso, per delle braccia conserte o quando io poggio un braccio sull'altro, non devo andare a stringere l'altro braccio, altrimenti rischio di deformare quelle che sono le caratteristiche della mia pelle. Un'altra cosa importante durante la realizzazione di un set fotografico per un ritratto e in generale comunque è la distanza tra soggetto e fondale. Questa deve essere almeno di 2-3 metri. Perché questa distanza? Perché utilizzando le ottiche di cui abbiamo parlato, quindi medio tele e teleobiettivi, ed utilizzando questa distanza del soggetto dal fondale, io ottengo quello sfocato corretto, quindi quella corretta rappresentazione del fondale sulla immagine che vado a realizzare, che non mi porta distrazione quando vado a vedere l'immagine che ho realizzato. Questo vale di più quando sto fotografando in esterno, dove le distrazioni potrebbero essere tante, una staccionata, un albero, un cespuglio. Per cui se io utilizzo un'ottica che mi consente di sfocare e distanzio il soggetto da quello che è il mio sfondo, magari da un albero, quest'albero verde potrebbe diventare un semplicissimo background colorato verde, quindi diventare quello che è un background naturale bellissimo per la mia immagine che ho realizzato. Make-up e parrucco. Anche questi sono elementi importanti durante uno scatto, non sono sempre disponibili perché normalmente ovviamente una make-up artist ed un hairstylist hanno un prezzo che fa aumentare quello che è il prezzo ad esempio di un book fotografico. Quindi magari non tutti sono disposti a voler una make-up artist o un hairstylist durante la sessione fotografica. È però importante quando sono presenti collaborare insieme a loro ed identificare insieme a loro quali sono le caratteristiche migliori del trucco da realizzare su quello specifico soggetto e come acconciare i capelli, ad esempio, per avere più tipologie di immagini differenti dello stesso soggetto. Ovviamente devono essere acconciature che bene si adattano alle caratteristiche somatiche del viso del soggetto che sto fotografando. Così come il trucco si deve adattare a quelle che sono le caratteristiche della pelle del soggetto che sto fotografando e anche alle caratteristiche somatiche. Per
Perché questo? Perché il trucco può a volte rendere meno importanti e meno pronunciate alcune caratteristiche proprie del soggetto. La posa del soggetto è una delle cose fondamentali da controllare. Ovviamente i soggetti che arrivano da noi a farsi fotografare, a meno che non siano modelli o modelle professioniste, sono delle persone comuni che ci richiedono magari una fotografia di ritratto, quindi di essere ritratti così come sono. Non hanno mai posato davanti a una macchina fotografica e quindi bisogna cercare di renderli al meglio, cercandoli di farli stare a proprio agio. Quindi il controllo della posa è demandato completamente a quello che sono le indicazioni che il fotografo dà al soggetto stesso. Più indicazioni riesco a dare, più il soggetto si muove seguendo le mie indicazioni e più l'immagine finale risulterà naturale, quindi risulterà un'immagine più naturale possibile. Vedremo adesso come si guida un soggetto in maniera pratica, quindi durante le fasi di scatto come si parla ad un soggetto e come si cerca di guidarlo cercando di dare indicazioni costanti, non troppo veloci, in modo che il soggetto recepisca e reagisca alle nostre indicazioni e durante le indicazioni che vengono date eseguire gli scatti, più scatti possibili, in modo da avere sicuramente quello scatto che poi è naturale, quello scatto che rappresenta il soggetto al meglio. Abbiamo detto che bisogna controllare il soggetto, quindi controllare quella che è la posa del soggetto, seguire il soggetto durante la fase di scatto. Vediamo un attimo come dovremmo rapportarci con il soggetto che stiamo fotografando. Abbiamo la nostra macchina fotografica, il nostro soggetto è di fronte a noi, siamo a quella distanza tale che possiamo comunicare con il soggetto è impreparato, non sa quello che deve fare durante la fase di scatto, io mentre vado a scattare, quindi a realizzare le mie immagini, cerco di parlare e comunicare col soggetto che ho di fronte a me. Questa comunicazione abbiamo detto che deve essere continua, costante, quindi devo impartire delle istruzioni in sequenza ma non troppo veloci, in modo che il soggetto abbia tempo di recepire ed eseguire quello che io gli sto dicendo in quel momento. Quindi in questo momento il soggetto è frontale rispetto a me, io nel mirino posso guardare quella che è la luce rispetto al soggetto, quindi posso dare indicazione al soggetto di variare la sua posizione magari rispetto alla luce. Quindi per favore puoi girarti leggermente verso la luce, ok, guarda me, abbassa leggermente il mento, poco poco, no, piano piano, sempre a piccoli movimenti. I soggetti devono sempre fare piccoli movimenti durante gli scatti, mai movimenti veloci, quindi impartite queste istruzioni magari prima della sessione di scatto per essere sicuri che il soggetto esegua al meglio quelle che sono le vostre indicazioni. Abbassa leggermente il mento. Ok, le mani non tenerle così incrociate, portale un po' più in alto sulla coscia, perfetto. Ok, inclina la testa leggermente a destra, perfetto. Abbassa ancora un po' il mento, ok, perfetto. Puoi girarti ancora per favore un po' più verso la luce, ok, ancora un po', basta, grazie. Adesso gira il viso verso di me, ok, grazie. Durante gli scatti, non so se si è notato, ho inclinato la macchina fotografica. Perché faccio questa operazione durante lo scatto? Perché è bene lavorare sicuramente sulla verticale del negativo, ma è anche giusto e opportuno andare a lavorare su quelli che sono le diagonali del negativo per dare più dinamismo e meno plasticità a quella che è la fotografia, quindi dare meno staticità all'immagine finale che vado a realizzare, anche se il soggetto, come in questo caso, è seduto su uno sgabello, quindi è un soggetto molto molto statico. L'inclinazione cerca sempre di dare un po' di dinamicità. Bene, questa masterclass finisce qui, spero di essere stato soddisfacente, di avervi trasmesso quello che potevo trasmettere attraverso un video ovviamente. La prossima volta, come dicevo, spero di essere tra di voi e di poter fare una masterclass live, non più attraverso un video. E vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio di nuovo ICL e ringrazio tutti i ragazzi della scuola ICL per aver partecipato a questa masterclass, e le mie poche parole di russo che conosco comprendono anche da svidania e spasiba.
Thank you.